Fuoco di Subiano, Silvano Organai, una giornata all'insegna dell'agricoltura, una mostra campionaria zootecnica promossa dalla Proloco di Subiano con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Subiano, quest'anno anche la battitura, tra l'altro fatta da un subianese perché è il Basagni, no? Eh sì, questa qui è una cosa che sinceramente a me ha molto emozionato perché io l'ho vissuta questa festa, diciamo, della battitura, e rivederla qui mi fa molto molto piacere e credo che i bambini che non l'hanno mai vista sono rimasti meravigliati. Qual era la cosa che ti emozionava di più quando eri bambina? Beh, quando arrivava la macchina da battere, io sono nato a Giugliano, quindi arrivava la macchina, era una festa generale. E iniziava da Belvedere, era un mese tutti i giorni dietro la macchina, con grandi mangiate, a tavola, era una cosa bellissima. Scusa, ma dietro la pula ci sei mai stato? Dietro la pula? Da piccino sì. Quello era meno divertimento. I ragazzi li mandavano sempre la pula. L'hanno presa al volo per prendere col forcone e buttare su le mannelle di grano, no? Sì, sì, sì. Senti, sì. Ma tu l'hai vissuta però. Avevo 10 anni che ero dietro la macchina e ancora c'ho la passione. Insomma. Il capo è il Basagni. Allora, qui siamo a Morarini. Molte volte quando passate nel periodo di luglio per la strada che porta in Casentino vedete la macchina da battere nella sua aia e che lui batte da sempre, è vero, no? Sì. Per te la festa. Dal 1991. Però questa qui l'avevi recuperata nel 52, Basagni. Nel 52 è stata costruita. Senti, sì. Ma questa macchina da battere funziona sempre come attrazione? Ma secondo me sì, perché ci sono la gente. La gente c'è anche curiosa che poi parecchi e vengono da lì, se viene da lì. Dalla terra? Dalla terra, è sottointeso, quando certe macchine qui si vengono dalla terra. Senti, allora, lì c'è lo staio, sì. Questo era lo staio. Di che anno è questo staio? Allora, 1891 questo staio di grano, è vero? Sì. Perché una volta si faceva a stai. A stai, tutto, sì. Si contava i stai, tanti stai per uno, padrone, il contadino. Questa staia sono un quintale, 20 kg allo staio, presa poco. E il contadino quante ne prendeva e quante ne prendeva il padrone? Il contadino fino all'anno 50 ne prendeva il 50, dopo venne fuori il 51, poi il 53. Insomma, all'ultimo un pochino più pigliato. E il contadino era quello che ci rimetteva tutto, la fatica, pagare la gente che veniva a mietere, quelli non li pagava mica il padrone, metteva tutto il contadino, mangiare, bere. In un potere ci campava il padrone e il contadino, capito? Oggi invece una fattoria fallisce perché non ci campa nessuno. Ma forse perché non è così oculata come era il contadino, e soprattutto non si dà valore a tutto questo prodotto che viene quanto era una volta. Una volta quando si batteva era una festa come a sposarsi, sembrava chissà che, perché la gente parecchi una mangiata come quel giorno lì la facevano mica tutto l'anno. So. Qual era la cosa principale che amavano mangiare? La carne? La carne, a parte la carne, ma le paste asciutte, i crostini fatti neri col sugo e più quelli fatti zuppati nel vinsanto invece che nel brodo, sempre neri ma zuppati nel vinsanto. La mia nonna gesuina al palazzo faceva un vasoio, quei vasoi lunghi, dei crostini zuppati nel vinsanto e uno quelli che ci voleva. E poi le paste asciutte, poi l'oci, le nane, tutto in porchetta nel forno e conigli arrosto con le patate arrosto. Era una festona. Senti, ha detto l'organai Silvano che i ragazzi li mettevano sempre alla pula una volta, è vero? Sì, sì, perché si divertivano loro, piavano quel lenzuolo, si barullavano, magari non valutavano mica se impolveravano tutti, però ridevano, capito? Era così, una risata. Allora, invece la parte più faticosa qual era? No, la parte più faticosa è abbattere un po' dappertutto. Senti, i giovani andavano alla massa perché si divertivano a buttare, c'erano quelle manne grosse una volta e si divertivano lì. E peggio erano quelli che portavano le balle, perché le balle facevano 5 staia, un quintale, c'erano i giovani forti, capito? Però dopo gli passava l'abrio la sera perché balle. Senti, ma si batteva sempre con l'Andini oppure no? No, c'era il Bubba, c'era l'Andini, dopo è venuto fuori l'OM. Questi c'era l'Orsi, questi sono venuti fuori, questi è del 36, dopo negli anni 55-56 c'erano i motori diesel, è venuto fuori l'OM, è venuto fuori il Fiat, capito? E allora testa calda perché non era
maneggevole. Prima cosa per via della trazione per la strada, che se non tiravi con bovi incamminava manco da sé. Ora perché quelli che l'hanno ora con questi gommoni nuovi, ma allora le gomme nuove chi l'ha mai viste? Sicché le gomme lisce o i tasselli fatti dopo guerra con pezzi di gomma alle copertone. Gigi! Allora, era usanza durante la battitura, quindi dopo la colazione, passare nell'aia con il vinsanto tradizionale con i biscotti. Quindi il macchinista, in questo caso il trattorista responsabile della battitura, ferma il trattore, blocca la tribbia e tutti facciamo lo spuntino col vinsanto e i biscotti cantucci fatti in casa. I biscotti erano i cantuccini o erano invece altri biscotti? No, i cantuccini non esistevano a quei tempi là, esistevano i biscottini fatti dalla nonna, dalla mamma con l'ammoniaca, quelli sì, lunghini. Tipo savoiardo? Tipo sabroni, sì, buonissimi. E prima di colazione si passava con quelli lì, dopo si faceva colazione e poi verso le 11 un'altra volta a giro. La sera merenda lo stesso, sempre, e ne facciano le panierate mica. E tu ti è piaciuta? Sì. L'avevi mai vista? No. Quindi vedi, anche per i ragazzi è un'occasione. Certamente, questa è l'iniziativa della mostra, è proprio questa qui, di riportare alle nostre tradizioni, perché i bambini queste cose non le... ma già i bambini, anche già i ragazzi adulti non l'hanno mai viste. Quindi noi ci proponiamo di portare avanti questo tipo di tradizioni, il prossimo anno cercheremo di incrementare ancora di più queste iniziative. Manca però il battitore proprio, vero e proprio. Allora, anche te hai naturalmente una macchina da battere. Sì. La tribbia. La tribbia, sì. Una 60, un pochino più piccola di questa. Vorrei ricordare una cosa che è importante, anche Badagni fa parte della CAMAE e qui c'è la storia un po' delle nostre macchine agricole che servivano veramente nel settore dell'agricoltura in quegli anni un po' più difficili, diciamo, ma forse ancora oggi l'agricoltura ha bisogno di una mano, chissà se tutti insieme riusciremo a dargliela. Intanto ricordando la storia, e la storia in questo caso la fa Badagni per quanto riguarda la battitura, ma la CAMAE per quanto riguarda tutte le macchine agricole. E parlando di CAMAE parliamo anche del dottor Ferrini, presidente della CAMAE. Ma è una cosa importante perché qui abbiamo una serie di trattori che sono stati addirittura l'ultima volta all'Elba in trasferta. Sì, per l'operazione Torno Viaggiante che facciamo tutti gli anni, operazione Torno Viaggiante per i 200 anni di Napoleone all'Elba. Cosa c'entra? C'entra perché Napoleone fu un riformatore e quindi la meccanizzazione comincia gli albori della meccanizzazione. E quindi questi qui sono gli albori della meccanizzazione, la rappresentano molto bene, insomma, ecco. Senti, io vedo queste persone che sono tutte felici di esporre queste belle macchine agricole, no? Sì, sono felici per un motivo molto semplice, perché ridare vita a queste macchine, a questi motori, costa sacrificio, anzi, lacrime, sudore e sangue, molto sacrifici, e quindi quando a un certo punto ripartono e si portano in mezzo alla gente e ricamminano è veramente una grande soddisfazione per noi. Va fatto conoscere, va portato in mezzo alla gente e farli apprezzare anche, perché è da qui che parte la meccanizzazione, è da qui che l'uomo si libera dalla fatica. La più brutale poi, quella dei campi, quella bestiale, bestiale nel senso che era simile alla bestia. Un evento per la promozione del territorio, siamo nell'ambito della festa di fine estate della Proloco di Subiano, un patrocinio quello importante dell'amministrazione comunale di Subiano che negli anni ha fatto nascere anche questa manifestazione. Una manifestazione che vuole far conoscere i bambini e qui naturalmente abbiamo una bambina che vorrei subito capire, in effetti, ti piace capire quello che abbiamo nei nostri territori, gli animali che poi ci danno anche da vivere, ci offrono il latte, ci offrono naturalmente la carne, ci offrono il formaggio, è importante, no? Sì. Bene, avevi mai visto un insieme di animali così tanti? No. Bene. E la battitura l'avevi mai vista? Quindi avete capito che qui c'è una storia, no? Allora, il presidente della Proloco, Gianni Fanetti, il sindaco di Subiano, Antonio De Bari, l'assessore all'agricoltura, Ilario Maggini, e rappresentante sempre consigliere della Proloco di Subiano, oltre che naturalmente nel tempo presidente che aveva fatto partire insieme alla precedente amministrazione comunale questa fiera, che è Vasco Bobini. Gianni, una manifestazione, un evento che io ho visto tua figlia che dava i cantuccini, no? Quindi per i bambini è eccezionale, ma anche forse un incontro per coloro che sono gli allevatori. Sì, è un incontro importante per gli allevatori e li ringraziamo innanzitutto che sono venuti anche loro a questa manifestazione, come tutti gli anni, portando tutti i loro migliori capi.
Sindaco, un evento quindi da portare avanti e da promuovere insieme alla Proloco di Subiano. Ah, certo, questo è un evento che viene da lontano, sono più di 10 anni che c'è questa edizione e deve essere portata avanti e deve essere continuata, perché le tradizioni, quest'anno ringrazio la Proloco che ha portato la battitura, che non si vedono più queste storie, e qui c'è mia figlia che non ha mai visto e piace farle vedere, e anche rivedere tanti animali, anche se in gabbia ovviamente, ma per motivi di sicurezza non si può fare altrimenti, è bello, perché le tradizioni, noi siamo una zona agricola, veniamo tutti da contadini, siamo tutti quanti i nostri discendenti, perciò far rivedere gli animali, far vedere la nostra tradizione, la nostra cultura, perché non ci dimentichiamo che la chianina è famosa in tutto il mondo, è carne eccezionale, perciò è giusto far vedere anche le nuove generazioni, che sennò solo su libri possono vedere, solo sulle fotografie o su internet questi animali qui. Che ringrazio sia ovviamente la Proloco e noi l'amministrazione, tutti quanti, per questi eventi che sono belli e ci importanti. Siamo nella zona di Prato Vecchio a Sala. Dove sta Sala? A Tripoli. Tripoli, dove sta? Mica siamo all'estero, insomma, no? A Tripoli, chiamato Tripoli. A Sala, sì. A Sala. Ma è una zona dove quante case ci stanno? Due famiglie. La sua da sempre, è una cognata. Intera generazione. Sì. Lei ha rilevato l'azienda agricola da suo babbo. No, no, l'azienda agricola l'ho comprata io, a tuo che mio babbo. Quindi lei i suoi non facevano gli agricoltori? No, facevano i contadini. Mezzatro. Sì. Quindi lei a un certo punto ha deciso di continuare a vivere, sì, nella terra, negli allevamenti. Ho fatto sempre il contadino. Senta una cosa, però vedo che ha delle bestie veramente chianine, giusto? Queste sono veramente molto belle, ma però è dura. Altro che dura. Poi quest'anno. Come mai? Quest'anno è andata balorda l'agricoltura. Ora io sono pensionato, sa, un po' meglio me la levo, ma me la mangio con le vacche, però, la pensione. Ormai c'ho questa passione. E faccio, ormai seguito a fare così. Senta una cosa, ma quanto costa allevare un vitello e portarlo poi alla vendita? No, io li vendo quando l'han sei mesi, non è che li porta quindi la macchina. Non li porta all'ingrasso? No, no, io li vendo quando è a sei mesi. A 4 anni fa si pigliava 1.500 euro, ora si piglia 1.200 euro. Quindi il costo della vita è aumentato e il costo del vitello è diminuito? Preciso. Dove vanno a finire? Negli allevamenti qui locali oppure no? Dal Mori, da a Socia, a Vibiera, lì, tutti per qui le vendo, via Giulia. Io penso che questi giovani, se l'han giudizio, non ci vanno in agricoltura, perché così si va avanti. Io le tengo fuori sempre, pascolo parecchio campo e l'ho ripulito, tutti l'anno lo ripulisco, e ne avevo 18, ora qualcuno l'ha venduto. Quindi anche su quei 1.200 euro ci rientra anche l'affitto dei pascoli? Sì, preciso. Tutti quelli che fanno gli allevatori parlano sempre di passione, e fagioli uguali? Fagioli ho sempre fatto contadino, io sono nato contadino e sono rimasto contadino. Il sindaco ha parlato effettivamente della chianina, che ci rende onore in tutto il mondo, ma anche il nostro pecorino e naturalmente il recupero della provincia di Arezzo con l'abbucciato aretino è stato comunque un motivo di portare avanti proprio queste aziende agricole, di farle permanere nel territorio, quindi di non abbandonare anche questo territorio. E qui c'è la mostra provinciale Ovi Caprina, giusto? Sì, c'è la mostra Ovi Caprina provinciale, che anche questa non è 10 anni, ma insomma è diversi anni che ce l'abbiamo. È così, sindaco, quindi le nostre produzioni sono anche queste, dobbiamo mantenerle anche, sì, per la stessa amministrazione, no? Certo, io ho nominato solo la chianina, ma ovviamente tutti i prodotti dell'agricoltura sono importanti, non è che voglio fare assolutamente distinzione, questo è importante, dal miele al pecorino, poi l'accoppiata ovviamente è vincente. Ma parlando così, perché a Subiano abbiamo un buon miele, abbiamo i Gualdani. Bravo, non è scherzo, esatto, io ho mangiato anche un buon pecorino, grazie, grazie dell'offerta che mi hanno fatto. Allora, il bagno delegato quest'anno, vedo che si è messo lì col mascia, che stanno a tavolino, hanno fatto anche il picnic, dall'altra parte di qua hanno delegato ai più giovani. Allora, come ti chiami? Tommaso. E dall'altra parte abbiamo? Riccardo. Allora, a questo punto, ragazzi, l'azienda si è evoluta anche in altezza, perché il vanno era anche più piccolo, loro sono delle torri quasi, no? Ma forse hanno delle torri per quanto riguarda soprattutto chianine, che sono eccezionali, esportate tra l'altro anche in tutto il mondo, è vero? Sì, nel 1952 siamo stati tra i primi a esportare la chianina in Sud America, dal porto di Livorno, e dopo negli anni la cosa si è persa, però la qualità è rimasta. Senti, ma com'è che voi a questo punto vi siete inseriti dentro l'azienda?
Sì, ci siamo inseriti dentro l'azienda, piano piano, è una cosa che ci piace, è una cosa di famiglia, è una cosa che va avanti di generazione in generazione. Era bruttissimo farla finire, nonostante ci siano tutte le difficoltà del mondo, perché oggi l'agricoltura è rimasta l'ultima ruota del carro, si dice. E, però c'è tanta passione, la passione dà una spinta in più in tutto. E pensare che c'è una cosa importante, tutti si dice che il nostro benessere, anche la nostra salute, passa attraverso il cibo. E probabilmente, anche se l'agricoltura è l'ultima cosa che naturalmente dà anche da vivere forse, nel settore anche dell'allevamento, ma anche negli altri settori, effettivamente sarebbe la nostra soluzione di vita, no? Eh sì, bisogna dire che l'alimentazione è fondamentale, la qualità dell'alimentazione è altrettanto fondamentale, e quindi poi mantenere noi, che diciamo in Toscana, soprattutto la provincia d'Arezzo, la qualità nel cibo è elevata, è giusto anche mantenere appunto questa qualità elevata, che c'è il fiore all'occhiello dell'Italia intera. Senti, ma la Chianina è sempre un fiore all'occhiello? Sì, sì. Vedendo specialmente le razze che ci sono in giro sia in Italia che nel mondo, la Chianina è, oltre che ha una qualità di carne eccezionale, anche proprio di bellezza. Semplicemente la bellezza è superiore a tutte. L'azienda agricola Vanni è soltanto Chianine? Solamente Chianine, da generazioni in generazioni solamente Chianine, anche perché è una razza del nostro territorio. Sarebbe brutto e non so, forse anche controproducente, minimizzare questa razza e abbandonarla per razze più redditizie forse. Senti, ma ci sono la carne Chianina falsa, no? Oggi spesse volte si parla sempre del falso nel prodotto, no? A volte. C'è. Dico per fare attenzione, per dire ai consumatori di fare attenzione. Ci sono stati casi, anche 2 o 3 mesi fa è stata scoperta una falsa catena alimentare sulla Chianina, venivano falsificati i documenti degli animali, venivano fatte passare Chianine per Chianine, carni che alla fine non erano Chianine. C'è un mercato del falso anche qui, basta andare dal macellaio di fiducia, dalla persona fidata e chiedere espressamente la Chianina. E qui ancora nelle nostre zone la troviamo bene e buona. Hai detto una cosa importante, cioè lui ha detto una cosa importante, ha detto il macellaio di fiducia, quindi la grande distribuzione può essere una risorsa per gli allevatori o invece è la piccola distribuzione che fa grande questo prodotto? Secondo me ci vuole equilibrio in tutte le due cose, però sicuramente la piccola distribuzione è quello che ha sempre contraddistinto il rapporto con macellaio persona, e quindi anche proprio c'è una fiducia dietro, che è un'altra cosa che la grande distribuzione non può dare, perché non può dare. Però magari la grande distribuzione ti può aiutare a far conoscere il prodotto in tutta Italia e anche fuori. Benissimo, allora l'azienda agricola Vanni fa grande anche questa mostra zootecnica del bestiame, perché da sempre sono arrivati qui, prima naturalmente il nonno, adesso i nipoti, e questo ci fa piacere per un motivo, perché vuol dire che la nostra provincia ancora è in grado di offrirci dei prodotti di grande qualità, ma soprattutto devono essere anche sostenuti, perché alla fine se no mangiamo soltanto pasticchine e andiamo avanti con integratori. L'integratore è soltanto una cosa buona, vera, non falsa, fatta nei nostri territori, nei nostri allevamenti. E allora così forse diremo la salute nel piatto. Il sindaco di Subiano Antonio De Bari e Faustina Bertoldo, che è la presidente dell'Ordine dei Veterinari di Arezzo. Questo per capire anche lo stato di salute dei nostri allevamenti. Allora, i nostri allevamenti sono tutti controllati, abbiamo un sistema sanitario nazionale molto efficiente in Italia e anche a livello territoriale il nostro servizio veterinario ci mette veramente tanto impegno e tanta professionalità, quindi siamo sicuri che una volta che gli animali escono dalla stalla per andare al macello e quindi essere anche poi sulle nostre tavole, sia come carne ma anche tutti i derivati, quindi dal latte, formaggio e quant'altro, sono prodotti sicuri. Questo ve lo dico anche per un altro motivo, perché il sindaco naturalmente è anche colui che poi dà da mangiare ai bambini, no? Perché ci sono le scuole, oltre che a tutti i cittadini, no? La scuola. E qua dottoressa sa benissimo, ci siamo già visti e ci dobbiamo anzi rivedere in questi giorni, perché l'alimentazione sui bambini è in questi periodi qui, in questo momento storico,
è fondamentale, importante, perché si combatte dall'obesità alla cattiva alimentazione, perciò apportare la cultura, apportare il modo di mangiare, l'insegnamento, la scuola, se ne parlava alla riunione proprio l'altro giorno, cioè anche il momento della scuola, del pranzo, diventa istruzione, perché bisogna istruire i bambini a mangiare bene e perché non partire dai prodotti locali, dai prodotti qui della nostra zona, dove come presidente veterinari è importante che quello che viene preso, portato dalle stalle, portato a macellare sia controllato e sano. Insomma. Credo che sia importante educazione, abbiamo detto, ai bambini, educazione anche ai genitori in questo caso. Credo che potremmo anche forse con l'amministrazione comunale, che è sempre molto attenta a queste cose, portare avanti anche un percorso di comunicazione. Sì, questo l'abbiamo già discusso appunto nella riunione che diceva il sindaco, quello appunto di partire dai bambini per cambiare la mentalità. Cioè che una corretta alimentazione si parte a scuola, dalla scuola si porta a casa e quindi è un cambio generazionale di cultura, soprattutto valorizzando anche i prodotti del territorio in modo tale che purtroppo in un momento di crisi come questo, insomma, i costi che devono sostenere i nostri allevatori, i nostri agricoltori sono veramente tanti, abituandoli a consumare prodotti locali sicuramente abbiamo un guadagno tutti, sia dal punto di vista territoriale che di impresa. In questa maniera che quindi si può proseguire un percorso. Sì, perché solamente con la filiera corta, cercando di risparmiare su tutto e dando, e oltretutto mi serve come amministrazione per incentivare e creare anche nuovi posti di lavoro, perché l'agricoltura sono pochi o sono tanti, però vengono dati dei posti di lavoro e gli allevamenti in questo momento credo che hanno crisi, perché le grandi distribuzioni, ma tutto quando non si arriva a fine mese, perciò si va a risparmiare anche sull'alimentazione. Quando si risparmia sull'alimentazione è sempre pericolosissimo, perché non si sa bene cosa si mangia. In Italia, nelle nostre zone, dalle nostre parti, sono sicuro, perché ci sono controlli, ci sono vigili, sono puntuali, sono precisi, vengono effettuati e questa è una garanzia che io ridistribuisco ai cittadini, questo è importante. Naturalmente è un percorso istituzionale importante quello che ha intrapreso il sindaco di Subiano, Antonio De Bari, ma ecco, tu che vivi anche il settore proprio degli allevamenti in genere, hai parlato prima di questa crisi che esiste proprio nel settore dell'allevamento, una risposta l'ha data al sindaco attraverso questa filiera corta per incentivare i posti di lavoro, però ecco, l'istituzione comune come potrebbe anche aiutare o sostenere proprio l'agricoltura, considerando che comunque ci sono già le associazioni del settore che fanno il loro lavoro? Ma con degli incontri, con delle manifestazioni come questo, facendo conoscere anche il problema a chi dall'altra parte magari non lo conosce, tante volte come cittadini si dà tante cose per scontato ed è più facile criticare piuttosto che andare ad analizzare il problema. Manifestazioni come questa, ma soprattutto anche l'informazione che passa attraverso l'amministrazione, attraverso la scuola, attraverso incontri, attraverso ciò che tu veramente hai nel piatto, perché se si parte dalla filiera corta nella scuola, i genitori a casa possono apprendere che se io scuola investo, quindi pagando un pochino di più, perché ovviamente magari un costo aggiuntivo lo devo pagare, però ho un prodotto di qualità, un prodotto della zona che posso verificarlo, valutarlo, so che è controllato, che ha tutte le carte in regola per essere consumato, sicuramente poi l'agricoltura e l'allevamento ne trae beneficio. Da Ronco e il Lalli con le nuove generazioni. Allora, in questo caso proprio Lalli, parliamo di questa azienda agricola e di tutte e due le aziende agricole dove l'allevamento ovicaprino diventa importante, ma è ancora importante per il nostro territorio? Sì, è per il nostro territorio, sì, è importante anche perché i numeri ne parlano da sé tante volte. Purtroppo si sta un po' di numeri. Ma noi sa, circa 800 pecore si manda via una media di 60-70 agnelli in mese, quindi ancora è importante. Sa i problemi che, come ormai è noto, i lupi e la selvaggina, e purtroppo nel nostro settore danno noia ora. Danno noia, quindi selvaggina che intendi? I cinghiali, da noi gli ungulati, chiamiamoli così, però ecco, ora come ora il danno più grosso per noi è i lupi. Io volevo che tu arrivassi a questo e ci siamo arrivati dunque, ma anche nella tua zona. Sì, sì, siamo vicini. Più o meno Valdarno. Siamo lì. Allora, siamo a 500 metri l'un dall'altro. Quindi questo qui è uno dei problemi più grossi, ma sembra che naturalmente invece questo problema sia visto un po' in sordina. Non ci sono troppi aiuti, mi sembra, vero? No, fino ad ora non ce n'è stati punti. Noi si doveva spendere lo smaltimento degli animali morti, che è intorno ai 100 euro a capo. Ci veniva rimborsato forse dopo un anno l'80% della spesa.
Sì, siamo andati incontro con tante lotte, ecco, la Coldiretti e tutto, siamo riusciti ad avere il rimborso del danno e quindi anche del capitale, però per ora sono parole, poi si starà a vedere. Per ora naturalmente dobbiamo continuare con i nostri allevamenti, perché altrimenti nelle nostre tavole che ci troviamo, scusa Daronco? La roba che viene da fuori. E ci fidiamo della roba che viene da fuori? Bisogna fidarsi. Sì, no, vabbè, ora i nostri allevamenti sono seguiti da qui dalla zona, quindi siamo certificati al 100%, noi siamo anche l'unica azienda ad avere l'IGP, quindi la certificazione massima della tranquillità. Non si può dire però che quello che viene di fuori è tutta roba balorda, non si può fare tutta l'erba un fascio. Logicamente non è seguita come la nostra, quello sì, perché a livello sanitario i paesi dell'est europeo che stanno buttando dentro roba hanno meno controlli, però non si può dire che è balorda. Ora, diciamo che hanno meno controlli, non hanno i controlli meno come i nostri, giusto? Che spesse volte purtroppo sono controlli anche che comportano delle situazioni anche onerose per il coltivatore, eh? Cioè sì, non è che ci si va piani, noi. No, no, noi i controlli sanno, è un assillo veramente, nel senso, noi, io addirittura sto stare la sentinella per la Blue Song, quindi sei prelievo di sangue una volta in mese agli animali, quindi è abbastanza stressante come controllo, però si garantisce una qualità ai nostri consumatori buona, tranquillamente. Senti, tu quante hai di pecore? Poca roba, una ventina di capi in tutto, tra pecore e capre. Hai diminuito quindi? Sì, perché fa anche altri lavori, sì, che... Quindi hai cambiato un po' il tuo sistema? No, ho dovuto agganciare altre cose perché altrimenti solo con quello non si andava avanti. Quindi avete capito proprio la difficoltà delle nostre aziende agricole e pensare che ci sono le nuove leve, le nuove generazioni. Ma a te ti piace stare così nell'azienda agricola del babbo? Sì. Ecco, tu che fai in questa azienda agricola? A parte studiare, che sei il tuo compito principale, va bene? Aiuto. Ma lui è bravo in tutto, nel senso, mi aiuta veramente. Logicamente bisogna starci attenti in aziende agricole perché gli animali sono tutti buoni e tutti cattivi. Finché si ragiona di pecore, se ci pesta una pecore male poco, se si va nei vitelli un po' più problematico diventa, però lui è bravo perché mi aiuta a dargli da mangiare, mi aiuta a mandarle dentro e fuori dai recinti, quindi sta facendo il suo. Logicamente lui è ancora giovane, se lo può permettere di far poco. Ti piacerebbe che portasse avanti la tua azienda agricola? Sì, sono sincero, sì. Mi auguro che tra lui e suo fratello vadano bene. Ora, suo fratello ha 30 giorni, sicché ancora non si può sapere. Però mi auguro sì che l'azienda vada avanti. Io l'ho presa dal babbo, il babbo l'aveva presa dal nonno, quindi lui sarebbe la quarta generazione che va avanti con l'azienda. Mi auguro di sì, anche se riconosco che se non cambia qualcosa è duro. Perché un giovane nel nostro settore, io ci sono entrato perché l'aveva il babbo, lui si centra perché comunque l'azienda gli si manda avanti, però le dura oggi. E mentre stiamo guardando questo allevamento del Brilli di Prato Vecchio, io trovo qui invece il Lusini. Vincenzo, tu non sei un allevatore vero e proprio, ma lo sei sempre stato, cioè ci sono quegli allevatori che lo fanno per passione, è vero? Per passione, sì, io ancora c'ho la mucca con due vitelli, però io nella vita ho fatto i vestiti, e allora bene. Quindi tu hai sempre lavorato in fabbrica, diciamo così, è giusto, però... Ho sempre avuto gli animali. Ma questo perché ti deriva dalla tua famiglia? La mia famiglia, sì, poi la passione. Se non hai passione, come fai a tenere le bestie? Forse sei anche a volte più obiettivo di altri, no? Ma è veramente una fatica allevare un animale. È fatica, però se hai passione non è fatica. Ora sono tanti anni, io sono in pensione, però prima io ho fatto anche i turni, lavoravo la mattina, entravo alle 6, però mi alzavo alle 5 e facevo tutto, governavo le bestie, pulivo quelle cose lì. Qui siamo a Vogognano, terra tra l'altro, anche dovremmo ricordarlo, proprio di allevatori era, di animali, giusto, era, di vacche. Era soltanto agricoltura, però i giovani dopo erano tutti andati via a lavorare. Come noi siamo nati a Vogognano, ad esempio la mia figliola sta a Vogognano, insomma è una cultura vecchia questa, però insomma, non tutti possono stare a Vogognano, ci vuole una passione anche qui. Oh, è una passione anche quella, capito?
la storia spesse volte non è acqua, no? Dico io, quindi naturalmente la nostra storia deve essere importante, deve essere ricordata. Poi sindaco mi ci metto anch'io, perché la prima volta che c'erano in pratica, che abbiamo messo su questa mostra, è venuta dalla sottoscritta che alle 6 di mattina con Marcello Caneschi era qui a mettere i paloni per poter avere questi animali proprio nel migliore modo, naturalmente. Ilario, credo che questa accoppiata comune e Proloco continui a funzionare e deve funzionare nel migliore dei modi. Sì, deve funzionare. Noi sono partiti 10 anni fa con questa fiera, ne sono bellezza di 10 anni. C'era allora il comandante Langelo, comandante di vigili, c'era la Stefanella, insomma c'era tutti qui in piazza, che noi ci si credeva, perché c'era parecchi bambini che ancora oggi penso che non sanno dove nasce il pollo, dove nasce la gallina. Uno mi disse: ma il pollo la mia mamma va a comprare, nasce la coppia. Ma guardai, insomma, quella della coppia, rimasi un po' male, dico, alla coppia. Ecco, esempio, insomma, sul costo centri commerciali. Non è che noi ai nostri bambini bisogna fargli conoscere quelli che sono gli animali, bisogna far vedere quello che c'è, gli ovini. Noi abbiamo oggi dei bovini che sono eccezionali, abbiamo dei tori bellissimi. Praticamente i nostri bambini sono qui a divertirsi. Per noi dobbiamo continuare a fare queste cose. Verrà fatto anche la fiera del sottobosco il 9 di novembre, che ora stabiliamo con le associazioni. Io grazie veramente alla Proloco che ha spinto tanto quest'anno su questa fiera. Noi si è partecipato solo esclusivamente dando il patrocinio. Il prossimo anno sarà migliore, perché ce lo possiamo anche permettere. Bene, allora, un incontro e un invito che era importante. Abbiamo parlato di bambini. Quando nasce questa fiera, e la cosa ce lo riconobbe dopo che la vide l'assessore allora, Vasai, perché era assessore a quell'epoca, ce lo riconobbe perché noi facemmo una cosa particolare rispetto a tutte le altre manifestazioni. Un invito al consumatore alla conoscenza di questo territorio. E questo naturalmente è stato un valore aggiunto, perché la Proloco naturalmente promuove anche nelle sue cene la tradizione e la tipicità, e questo è stato importante. Sì, io credo che in questi anni noi abbiamo sempre puntato su questo, sulla valorizzazione dei prodotti tipici locali. Il mercatino del tempo che fu ne è, credo, un esempio eccellente, non solo di Arezzo ma credo di tutta la Toscana e forse oltre, e quindi per noi l'obiettivo principale è sempre stato quello di promuovere, diciamo, il nostro territorio attraverso i cibi, attraverso i prodotti tipici, ma non solo, ma anche vecchi mestieri, perché questo può essere un veicolo comunque di promozione e di incentivo anche per nuove aziende che possono orientarsi, visto oggi carenze di lavoro eccetera. Perché no, un'attività agricola di questo livello può veramente dare un valore aggiunto anche dal punto di vista di occupazione. E quindi questa mostra in particolare è stata mirata, voglio dire, anche a questo. Primo, per quello che dicevate un po' tutti, che comunque forse un bambino non sa se l'uovo lo fa la gallina o il gallo, ma proprio per dare la possibilità, dare delle opportunità di crescita di un territorio. E siccome noi a Subiano veniamo tutti da una tradizione contadina, tutti siamo figli, credo, almeno per quello che mi riguarda, e non mi vergogno di certo a dirlo, sono figlio di un contadino, e perché no, visto la crisi economica che incombe, ritornare alle origini e ripercorrere quelle storie, quei percorsi che comunque hanno dato la possibilità di vivere tranquillamente e forse meglio che dentro una fabbrica o dentro, voglio dire, un ambiente di lavoro non consono alla situazione. Dobbiamo ringraziare anche gli allevatori, che in questo caso quest'anno ci hanno dato una grossa mano. L'unione fa la forza. Certo, l'unione fa la forza. Si deve lavorare per il paese e per i cittadini subiano, questa è la cosa importante. Signori, l'unione fa la forza e i più piccoli devono avere tutte le opportunità di questo mondo per crescere veramente in un ambiente bellissimo.